Senta, Alfano ha annunciato ieri il ritrovamento del presunto colpevole, lo ha annunciato lui anziché gli inquirenti. Lei avrebbe fatto lo stesso, lei è stato ministro dell'interno. Ci ho pensato, no, ho visto stamattina la dichiarazione del procuratore di Bergamo che ha detto noi volevamo mantenere il riserbo sulla vicenda a tutela della persona arrestata, quindi preferisco non commentare. Alfano ha detto un'altra cosa ieri, ha detto che bisogna porre termine a Mare Nostrum. Bene, è una cosa che abbiamo chiesto noi da tempo, in questi giorni c'è in discussione a Roma col coinvolgimento della Regione Lombardia, naturalmente la richiesta del governo la proposta del governo di un piano per la distribuzione di questi presunti profughi nelle nostre regioni. Noi siamo giù come voce critica perché non accettiamo imposizioni o trasferimenti senza essere stati minimamente coinvolti. Mare Nostrum deve finire. Quindi bene che Alfano abbia preso atto del fallimento di questa operazione, come noi avevamo detto da tempo. A proposito, ha detto che bisogna intervenire anche in Libia su questa questione, come si potrebbe in questo momento di causa anche istituzionale in quel paese? Ma l'ho fatto io quando ero ministro dell'interno, bisogna muoversi, rimboccarsi le maniche, prendere l'aereo, andare in giro per i paesi del Mediterraneo, cercare chi può dare garanzie da questo punto di vista e attrezzarsi, invece che mandare le navi al limite delle acque territoriali libiche per prendere questa gente e portarli qua, mandarle giù per fare in modo che non partano. È molto semplice, bisogna semplicemente invertire il processo. Però molti sono profughi siriani che passano di qua, cioè neanche vogliono fermarsi. Voglio capire. Lo sappiamo solo quando arrivano qua, no? Sono etichettati tutti come profughi. Profugo è uno che ha ricevuto la protezione internazionale alla fine di un percorso di verifiche, di analisi, no? Ma quelli. Quindi non si sa, fino ad allora sono clandestini, immigrati clandestini. È compito dello Stato italiano è di impedire che i clandestini entrino in Italia, appunto. Lo slogan di oggi è più industria in Italia, più Italia in Europa, però già anche ieri l'Eurostat ha detto che siamo secondi solamente all'Ungheria per le tassazioni. Come si può fare? Bisogna cambiarlo questa Europa, molto semplice, così com'è non funziona. E i movimenti eurocritici o euroscettici che hanno vinto le elezioni in molti paesi europei hanno il compito di cambiare le regole, perché così com'è è una grande Europa in stile prefettizio, no? Una specie di Leviatano di Hobbes che impone a noi cose incomprensibili e non ci aiuta a crescere. Zone di confine burocrazia zero, cosa ci dice? Sì, venerdì presentiamo il lavoro fatto dal professor Sapelli, proprio l'idea è venuta qui alla scorsa assemblea con tutte le proposte proprio per applicare la zona burocrazia zero. Purtroppo è ferma in Parlamento invece l'altra proposta che abbiamo fatto, la zona economia speciale, perché il Parlamento ha bloccato, ma noi andiamo avanti sulla burocrazia zero, soprattutto nelle zone di confine.